cosa fare, dove andare, ma soprattutto cosa bere in Toscana. Mettetevi comodi perché lo scopriremo insieme dopo la sigla. La Toscana vanta ben 7 patrimoni UNESCO. Firenze, la culla del Rinascimento, Pisa, San Gimignano, Siena, Pienza, Val d'Orcia, le ville Medice e i loro giardini. Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa, nonché principale fulcro storico, artistico ed economico amministrativo. È anche l'unica città metropolitana, seguita da altre 9 province: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Livorno, Pisa, Grosseto, Siena e Arezzo. Situata lungo il fiume Arno, nella regione nord-occidentale della Toscana, la città di Pisa presenta diverse testimonianze dei fasti del passato. È ricca di attrazioni stupende, come ad esempio il Museo di San Matteo e la bellissima Chiesa della Spina, ma soprattutto la famosa Piazza dei Miracoli, in cui svetta la Torre Pendente, uno dei monumenti italiani più famosi al mondo. Pisa può essere visitata facilmente in un weekend, oppure può essere inserita all'interno di un itinerario on the road delle principali città d'arte toscane. Una città storica, magica ed affascinante, tra le migliori in tutta Italia. Nessun aggettivo può descrivere adeguatamente Firenze, la culla del Rinascimento. È spesso descritta come un museo a cielo aperto, un mix magnifico di arte e tesori architettonici, che vanta attrazioni stupende come Piazza della Signoria, il Duomo e il Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell'Accademia. Venire in Toscana senza programmare almeno una breve visita di Siena è un errore madornale da non commettere assolutamente. La città forse viene meno considerata rispetto a Pisa e Firenze, ma in realtà presenta un fascino altrettanto rilevante. È conosciuta in tutto il mondo per il Palio, che si tiene ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto. Il cuore della città è Piazza del Campo, con la sua inconfondibile forma conchiglia in cui si erge la Torre del Mangia, da non perdere anche il bellissimo complesso del Duomo. Soprannominata la città dalle 100 chiese, Lucca è famosa per le sue elaborate cattedrali romane e per le mura perfettamente conservate. Queste passerelle di 4 km che dominano la città sono un ottimo punto di partenza per un tour di Lucca. Tra le cose da vedere ricordiamo l'anfiteatro romano, la torre Guinigi, la cattedrale di San Martino, il palazzo Fanner e i suoi giardini barocchi. Il centro invece è piuttosto contenuto e si presta ad essere visitato a piedi. Vi aggiungo anche una piccola curiosità: Lucca è anche nota per essere la patria di Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori italiani. La casa natale del compositore è oggi un museo visitabile. Visitare Arezzo è un po' come viaggiare indietro nel tempo, tra monumenti, chiese e musei che riportano al passato. Fu una fiorente città etrusca ed oggi merita senz'altro di essere visitata per via del suo grande patrimonio storico. Fra i luoghi delle città da non perdere, Piazza Grande con la loggia del Vasari, la Basilica di San Francesco e la sua sorprendente Cappella Bacci, il Museo d'Arte Medievale e la Chiesa Romanica di Santa Maria della Pieve. Arezzo è sede di un importante evento storico-culturale che si tiene a giugno e a settembre di ogni anno, noto come la Giostra del Saracino. In questa occasione i 4 storici quartieri che compongono la città si sfidano in giochi medievali. La Val d'Orcia è una pittoresca regione che comprende diversi borghi e villaggi meravigliosi come Pienza, una delle città ideali del Rinascimento, ma anche San Quirico, Castiglione e Montalcino, quest'ultima famosa per la produzione del noto vino Brunello. Infine merita una menzione speciale Montepulciano, cittadina situata su una cresta calcarea alta circa 600 metri, ricca di eleganti piazzali rinascimentali, antiche chiese, piazze ed angoli nascosti. Anche Montepulciano è famosa per il suo vino, annoverato tra i migliori d'Italia. La via Francigena è un percorso di oltre 380 km che attraversa quasi 40 comuni, tra cui San Gimignano, San Miniato, Monteriggioni, Radicofani e tanti altri ancora. Questo antico cammino regala storia,
cultura, architettura e soprattutto paesaggi che restano indelebili nella memoria di tutti. È possibile godersi questi luoghi attraverso escursioni a piedi, in bicicletta e addirittura a cavallo, oppure semplicemente pianificando un itinerario on the road in auto fra un comune e l'altro. Tra le varie tappe citiamo anche città come Siena, Lucca, nonché comuni della Versilia e della Val d'Orcia. Tra tutti i comuni attraversati voglio dedicare una menzione speciale a San Gimignano, un piccolo borgo medievale risalente all'VIII secolo. È forse il più famoso dei piccoli centri della Toscana, noto soprattutto per le sue 14 torri che si affacciano su pittoreschi uliveti e vigneti. I vigneti e gli ulivi iconici della Toscana sono sparsi in tutta l'area del Chianti, situata a pochi chilometri da Firenze, caratterizzati da graziose stradine di campagna perfette per un tour in auto o in bicicletta. Tutta la zona è considerata un vero e proprio paradiso per gli amanti del cibo e del buon vino. Ci sono più itinerari da scegliere, il percorso del Chianti Classico, che tocca le città di Greve in Chianti, Gaiole e Castellina, e il percorso che si concentra sulla Val di Pesa, che tocca Tavarnelle, San Casciano, San Donato in Poggio, Badia a Passignano e altre gemme nascoste in questa bellissima zona. Dopo tanta storia, gastronomia e cultura, è arrivato anche il momento di celebrare il mare e alcune delle zone più rilassanti della Toscana. Sto parlando dell'arcipelago toscano, costituito dalle 7 isole maggiori: l'Elba, del Giglio, di Capraia, di Montecristo, di Pianosa, di Giannutri e di Gorgona, e più altri isolotti minori e scogli affioranti. La principale, e per alcuni anche la più affascinante, è l'isola d'Elba. La quiete disarmante, il panorama suggestivo e ovviamente le mitiche spiagge rendono questo posto unico. La regione della Versilia è una parte della Toscana settentrionale che occupa la costa del Mar Tirreno, non lontano da Pisa e da Lucca. Quando si pensa alla Toscana, l'immaginazione va subito verso dolci colline, antichi casolari, deliziosi borghi. Troppo spesso ci si dimentica di località balneari della Versilia come Viareggio, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, che fanno altrettanto parte del sogno toscano. In questa zona è possibile godere di spiagge e movida, ma sono disponibili anche attrattive come Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio nota per la presenza di belle ville, come ad esempio quella che ospitò Giacomo Puccini. Sono disponibili anche luoghi di interesse naturale come l'oasi di Masacciuoli e le vicine Alpi Apuane, che offrono visite spettacolari sul litorale e attività di interesse per famiglie e amanti dello sport a pochi minuti in auto dalla costa. Ampeleia significa vite, dal greco antico ampelos, ed è il nome dato ad un ambizioso progetto vitivinicolo nato nei primi anni 2000. Creare vini esprimono le potenzialità del territorio, ma anche quella della vite, definita come madre nobile dell'uva. Ampeleia è gestita da un gruppo di giovani guidati da Marco Tait, vignaiolo e responsabile aziendale, che a soli 22 anni ha preso in mano le redini dell'azienda. I vigneti della cantina Ampeleia si articolano su 3 differenti livelli di altitudine, per un totale di 35 ettari vitati complessivi tra i 200 e i 600 metri sul livello del mare. Ampeleia di sopra, Ampeleia di mezzo e ovviamente Ampeleia di sotto. Il territorio è quello di Rocca Tederigli, nel cuore della Maremma, sulle pendici delle alte colline metallifere grossetane, tra boschi di castagni, campi di grano e distese vallive. La molteplicità e l'eterogeneità del territorio permettono a Marco di lavorare sulla biodiversità, ricreando le sfumature più singolari e preziose dei terroir. I vigneti sono coltivati con grande saggezza e sensibilità, senza l'uso di pesticidi chimici e diserbanti, e sono ora completamente convertiti alla biodinamica. Le espressioni della cantina Ampeleia sono il risultato di una profonda conoscenza delle vigne, il punto di arrivo di un percorso di conoscenza e valorizzazione del terroir maremmano. Nascono da vitigni a bacca rossa dalla personalità calda e mediterranea: Alicante, Carignano, Cabernet Franc. Si tratta di vitigni non autoctoni che, grazie all'intuizione e al lavoro di Marco, hanno trovato in Maremma il loro terroir ideale.
I vini Ampeleia si presentano così come piccoli capolavori, la sintesi perfetta tra l'espressività degli aromi varietali e le migliori caratteristiche del territorio. Il Kepos di Ampeleia è un'etichetta dalla forte personalità, con un profilo tipicamente mediterraneo. Nasce nel cuore della Maremma toscana, nella zona collinare tra il litorale della costa tirrenica e Rocca Tederighi, in provincia di Grosseto. È un vino particolare, frutto di un blend di molti vitigni a bacca rossa, che esprime in modo sincero le peculiarità del meraviglioso territorio di provenienza, con vigneti ancora immersi in una natura selvaggia e incontaminata. È una bottiglia che, per caratteristiche pedoclimatiche della zona e per l'utilizzo di molti vitigni, può ricordare i vini del sud della Francia. Le uve con cui viene creato l'assemblaggio del Kepos provengono dalle vigne della tenuta coltivata nella zona più vicina al mare, dove il clima caldo e secco è sempre mitigato dalle dolci brezze del Tirreno. Le varietà utilizzate per produrre questo affascinante rosso sono molte, ma le principali che ricordiamo sono Alicante Carignano e Mouvèdre. Le fermentazioni sono svolte con lieviti indigeni e per conservare le peculiarità originarie dell'uva e i suoi aromi primari, l'affinamento avviene in vasche di cemento, un materiale inerte che non cede aromi al vino e ne conserva tutta la vitale e naturale espressione varietale. Dopo circa un anno di riposo in cemento, Kepos completa l'affinamento con 6 mesi in bottiglia. Prima di passare alla consueta degustazione, vi leggo una veloce scheda tecnica del vino. Il Kepos di Ampeleia è un vino rosso, denominazione Costa Toscana IGT. I vitigni principalmente utilizzati sono Alicante, Carignano e Mouvèdre. Il volume alcolometrico è del 13%, il formato della bottiglia in degustazione è di 75 cl e la temperatura di servizio consigliata per questo vino è tra i 16 e i 18 gradi centigradi. Il vino si presenta limpido, di un rosso rubino con note già granate, molto impenetrabile, e nel mio bicchiere è sicuramente consistente. Passiamo all'esame olfattivo. Il vino è intenso, complesso e fine. Le note che più mi saltano al naso sono quelle legate alla frutta, profumi di more e di amarene in confettura, di fiori, una viola secca, o fiori in purpurri di fiori secchi rossi. Emerge una nota tostata, penso data dal vitigno, e delle note di evoluzione, il vino, se non mi sbaglio, è del 2016, ci sono già delle belle note di evoluzione, note animali, di pellame di cuoio e una nota anche di alcol evoluto, un alcol evoluto come può essere un solvente che mi viene in questo momento. Però per il resto un naso comunque fine, un naso elegante, un naso che gioca sia sulla parte fruttata sia sulle note terziarie di evoluzione, che sono molto interessanti. Bene, passiamo all'assaggio per vedere cosa ci racconta questo vino. È un vino secco, sicuramente, è un vino caldo, è un vino morbido, è un vino abbastanza fresco, è un vino abbastanza tannico e sapido. Assolutamente la sapidità vince sulla freschezza. È comunque un vino equilibrato, protende leggermente verso le morbidezze, ma essendo un vino rosso con qualche anno sulle spalle, secondo me l'equilibrio c'è. È un vino comunque intenso, è un vino persistente assolutamente in bocca, ed è un vino fine in bocca.
gli aromi retronasali che ritrovo sono praticamente quelli che abbiamo trovato in bocca. Viene ampliata una bella nota di prugna, però una prugna fresca, non in confettura. Ed è la nota che mi rimane di più. Le note floreali secche ci sono sempre. Queste note terziarie cedono un po' il passo rispetto al naso, che mi sembravano più prepotenti. Rimane un vino più fruttato, ma che ha queste sfaccettature, queste note di evoluzione molto ben calibrate, molto eleganti, che aiutano questo frutto, questo tannino non eccessivo, che dà comunque una punta di amaricante alla fine. Si sentono anche delle note leggermente speziate, sulla lingua e nel naso, e rendono questo vino veramente interessante. Se dovessi pensare a una preparazione a cui abbinare questo vino toscana, sarebbe con qualcosa a base di manzo. Mi viene in mente il peposo di manzo, oppure una classica fiorentina, perché è un vino comunque che gioca tanto sulla frutta, sulla morbidezza, sulla freschezza, e ha invece questa coda molto importante, di aromi molto complessi, molto eleganti, che secondo me si legano bene alla apparente semplicità della cucina di carne toscana, ma anche alla complessità di sapori che ne consegue. Bene, anche questa volta siamo arrivati alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per supportare il lavoro che viene svolto. Anche in Toscana l'importante è che siate assetati, ma che soprattutto siate curiosi. Salute!